Concentrato, sa. La consegna è domani, ma ce la possiamo fare. No, 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 non devi cedere. Rimani concentrato. Mi tocca mettere silenzioso. Rispondo un attimo a mamma. Ed ecco qui, questo va. Dove mi trovo? Ciao Sandro, benvenuto nel tuo cellulare. E te chi sei? Come posso spiegarti? Hai presente ogni volta che stai lavorando, stai studiando, sei al pub con gli amici, a cena con la tua ragazza, stai vedendo un film, una serie TV, stai cagando? Io sono quell'irrefrenabile impulso che hai di prendere il cellulare e scrollare tutto ciò che ci sia di scrollabile sul tuo device. Ah. Senti, ma c'è pure un nome, chiedo per comodità. Mi chiamano in tanti modi. Rota, dipendenza da social, alienazione da smartphone, impossibilità di essere conviviali nelle più svariate situazioni. Chiamami Franco. Sentimi un attimo, Franchi. Qui di preciso dov'è che stiamo? Qui siamo nell'anticamera del tuo cellulare. Ogni volta che lo sblocchi per motivi inutili, ci troviamo qua dentro. Ma pensa di pazzesco. Vabbè, ma famosa in giro. Andiamo, andiamo. Dai, mi fa piacere. Allora Sandro, che vuoi fare? Finire di nuovo le storie di Instagram? Oppure che ne so, vuoi aspettare il messaggio di risposta di Alessia a quell'invito a cena, nella speranza che non ti sia arrivata la notifica, così? Oppure una bella scrollata ai post di Facebook dei cinquantenni, così, come se te ne fregasse qualcosa. Sai cosa? Ho una gran voglia di Unicredit. Perché non andiamo a ricontrollare per la terza volta quanto ho sul conto? Aspetti un bonifico? Assolutamente no. Perfetto, ottima scelta. Posso consigliarti un grande classico? Una bella scrollatina di Facebook. Hai letto nel pensiero? E andiamo, dai. Ma vedi che carina zia Angela, mi ha augurato un buon mercoledì. Aspetta, dorme indietro. Lì c'è stato, quando si sta andando di strada, fammi di morte. Oddio. E questo cos'è? No, questo è il vortice di Wish, una cosa da cui nemmeno te possiamo uscire. Via, via, forza, via! Dai, andiamo, di che c'hai voglia? Sai che pensavo? Facebook. Sandro, come Facebook? L'hai chiuso, lo vuoi riaprire? Oddio, c'hai ragione, quanto è vero! Lo faccio sempre. Classico. Pazzesco. Posso consigliarti una scrollatina di TikTok, un po' di balletti? No, guarda, mi fa ancora male il polso. E che vuoi tornare a lavorare? No, che a lavorare? Aprimo Instagram, dai. Oh, allora, cosa preferiamo, feed o story? Le story le ho già finite, quindi assolutamente feed. Vai. Sinne, tette, sise, seni, mammelle. Complimenti, è il feed più coerente che abbia mai visto. Sinne. Ah, un culetto con la pesca. Sinne. Senti, se possiamo chiudere, che io c'ho sempre quel problemino al tunnel carpale che t'avevo detto, se... Grazie. Salve. Mancato veramente poco, cavolo. Vuoi fare l'upgrade a Pornhub? Ma che sei matto? No, dai, aprimo YouTube. Sta a casa a farmi la doccia, eh? Di mamme? Ecco, bravo, non gli dà manco recupero. Ma vuoi continuare a vedere sti video? No, perché ne leva sta merda. Metti gli indianini quelli che fanno i reggi di fango. App del fantacalcio, vediamo se hanno aggiornato. Crollatina le offerte Amazon, compriamo qualcosa che non mi serve. Un ristorante su TripAdvisor. Vediamo se è uscita la quarta di Stranger Things. Saranno arrivati gli MMS. Un'occhiatina pure bene. Vediamo su Maps quanto ci vorrebbe da Roma a Mosaico. Una bella sbirciatina a Gino. Avranno messo nuovi filtri su Snap. Continuiamo la cena sul delivery, due prego. Dottore, ma quando potrò riabbracciare mio figlio? Signora, sua figlia è in coma digitale ormai da 2 anni. No. E penso dovrà abituarsi a non vederlo più uscire da questo vortice delle app, mi dispiace. Vedi che foto ha postato Emily Ratajkowski.